Allora, intanto vi spiego un attimo il materiale che avete in mano. È uno una sorta di comunicato stampa breve, l'altro un po' più dettagliato, e poi in fondo trovate invece le motivazioni dell'archiviazione. Questa è quella che aveva fatto il PM per la querela di Guarducci nei miei confronti, e ancora non ho in mano le motivazioni del giudice che poi si è dovuto esprimere, però più o meno le motivazioni saranno le stesse. Di solito il giudice si rifà alle motivazioni del PM. E la conferenza stampa di oggi, come abbiamo scritto anche sul comunicato stampa che abbiamo inviato la settimana scorsa, serve principalmente per due motivi. Uno, per mettere un po' in evidenza il clima in cui ultimamente ci ritroviamo a lavorare, come soprattutto loro due, come gruppo consigliare. È un clima che secondo noi è chiaramente un clima di intimidazione, nel momento in cui hanno capito che le azioni che sono state intraprese in questi 3 anni stanno portando a dei risultati concreti. Cito soltanto il fatto che appunto in queste settimane gli uffici del comune sono pieni di finanze che sta cercando di reperire alcuni documenti. Il nostro pensiero è che abbiamo ben pensato di iniziare ad agire per vie legali anche quando non sussistono i principi base per poterlo fare, proprio per far capire: voi agite in questo modo, noi vi rispondiamo per vie legali denunciandovi e depositando querele. Questo è abbastanza chiaro, e a nostro avviso è anche il clima nel quale si è vissuto per parecchi anni via Fabriano. Non a caso, quando noi raccontiamo determinate cose che magari scopriamo durante l'attività che facciamo e parliamo con le persone, ci capita spesso che le persone ci dicono: ma sì, questa cosa si sapeva, però mai nessuno dice niente, perché c'è proprio un clima di intimidazione per cui tutti sanno che determinate cose succedono ma non si possono raccontare. Nel momento in cui le racconti succede un po' questo, e quindi è il rischio a cui i cittadini non vogliono andare incontro, e noi nella nostra attività politica ci sentiamo di farlo e lo facciamo tranquillamente. Poi le conseguenze sono queste. Nel comunicato che l'ho proprio dettagliato, ho fatto un po' un resoconto storico dell'attività fatta dal gruppo consigliale. In 3 anni sono state depositate oltre 50 interrogazioni e più di 40 mozioni. Questo significa che non sono stati fatti soltanto degli atti di controllo per capire quello che succede all'interno della giunta e degli uffici del comune o sul territorio in generale, ma 40 mozioni significa che sono state fatte molte proposte. E questa è un po' la cosa che noi vuole di più, nel senso che noi abbiamo iniziato il mandato nel 2012 con tutte le buone intenzioni di collaborare con chiunque avesse intenzione di portare avanti le nostre stesse idee, che sono idee che noi riteniamo che siano utili per la collettività. Nel 2013 secondo noi c'è stato un po' lo strappo, nel momento in cui ci si è scontrati per la seconda volta con una determinata scelta a livello amministrativo, soprattutto per quanto riguardava in quel caso l'IMU. Sì. A lui c'è stato uno strappo, abbiamo visto che di fronte a noi c'era un muro di gomma, qualsiasi proposta venisse fatta veniva rigettata anche con scuse risibili. E allora noi a quel punto abbiamo deciso: abbiamo di fronte persone con le quali non si può collaborare, e allora iniziamo ad agire in diverso modo, e poi abbiamo iniziato a depositare esposti che stanno portando, come dicevo prima, i loro frutti. Faccio degli esempi semplicissimi. Noi siamo stati i primi, loro sono insediati a giugno del 2012, il primo atto che è stato depositato riguardava questa situazione della Indesit. Chiedemmo di fare il famoso consiglio comunale aperto con tutti gli imprenditori, ci visero in faccia, fu data un'importanza proprio minima alla cosa, e poi abbiamo visto quello che è successo. Era nel 2012. E già annunciato qual era la fine che stava per fare la più grande azienda del Fabrianese. Abbiamo depositato mozioni per rispetto dell'ambiente, della tutela della salute dei cittadini, e la maggior parte delle volte il Consiglio Comunale, abbiamo visto, c'è stato risposto picche.
e l'ultimo evento un po' più eclatante è il discorso della messa in sicurezza della zona di Santa della Falla, qui fra Santa Maria, mirata tra quello di Tirreno, una questione che gli utenti del Sergio seguono da prima, che addirittura nascesse il Movimento 5 Stelle a Fabriano, che abbiamo cercato in tutti i modi di portare l'attenzione, di riuscire a capire come si poteva intervenire lavorando tutti insieme, anche in questo caso muro contro muro, hanno iniziato questa messa in sicurezza che ci costa 1.250.000 euro, 250.000 euro messi dal comune, e hanno cercato in tutti i modi di spacciare per bonifica, bonifica non è, sui giornali comunque è stata sempre spacciata appunto dagli assessori e dal sindaco come bonifica, una messa in sicurezza di emergenza che non risolverà il problema, ma lo tamponerà almeno temporaneamente. E se andate sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale YouTube, avete il video dell'incontro che abbiamo fatto alla Sagra Famiglia qualche settimana fa, in cui spieghiamo benissimo in che modo sono stati condotti i lavori della messa in sicurezza, non rispettando neanche una delle descrizioni che erano state date a livello progettuale. E anche per questo c'è risposto, è stato fatto risposto anche per questa questione. Noi nel 2013 abbiamo portato 25 parlamentari, 3 senatori e deputati qui a Fabriano a sfilare per le strade della città contro la delocalizzazione e gli amministratori locali non si sono fatti vedere. Noi organizziamo incontri tematici invitando persone come Giulietto Chiesa o Paolo Maddalena, e nell'ultimo incontro con Paolo Maddalena il sindaco era presente, ma presente negli altri mai nessuno dell'amministrazione, anche se invitato, non ha partecipato. E arriviamo alla querela che è stata depositata nei miei confronti nel 2012, c'è stato l'errore del comunicato comandato nel 2011, agosto 2012. In quel caso conoscete benissimo la questione, è stata sottolineata l'esistenza di una serie di funzioni di cariche pubbliche e private che un assessore ricopriva, non aveva messo il nome, ed era stato paventato l'esistenza di un conflitto di interesse. È stato sottolineato sin da subito che non esisteva niente di illegale, ma che era soltanto una questione di opportunità. Secondo noi, chi ricopre un incarico pubblico di quel tipo deve essere limpido, anche perché ricoprire un incarico pubblico è una scelta, nessuno ti obbliga. Se uno vuole continuare ad esercitare la professione in maniera tranquilla, libera, eccetera, decide di fare la professione e magari di impegnarsi in politica in altro modo, senza ricoprire incarico come quello dell'assessore. L'assessore Guarducci in questo messaggio scritto sulla pagina Facebook si è riconosciuto. Il gruppo consigliare del PD che è il corso incontro depositando un'interrogazione in proposito. Subito dopo, di conseguenza, che si è appena saputo che loro avevano depositato un'interrogazione, a sua volta depositato un'ulteriore interrogazione per poterla discutere insieme a loro. E come risposta c'è stato appunto annunciato in consiglio comunale che Guarducci avrebbe depositato una querela per diffamazione. Querela per diffamazione per la quale il PM si è espresso richiedendo la direzione, e qui avete appunto le motivazioni. Naturalmente loro hanno fatto addirittura opposizione alla richiesta di archiviazione e sono arrivati alla prima udienza dove il giudice ha riconfermato l'archiviazione, quindi il caso è ufficialmente chiuso. Ma qual è il discorso? Il discorso è che nonostante in questi casi non ci siano fondamenti per fare la querela, ci sia il caso si chiude con una doppia archiviazione, bisogna lo stesso sostenere le spese dell'avvocato, e loro secondo noi giocano molto su questo perché sanno che una delle nostre, diciamo così, delle nostre debolezze è il fatto di non avere alle spalle la possibilità di attingere ai fondi cospicui. Siamo autofinanziati, quindi dobbiamo essere anche una delle nostre forze. Sì, è una nostra forza, ma loro attaccano un po'. Non siamo vincolati da nessuno. L'ultimo avvenimento è quello di poche settimane fa, in cui il Consiglio Comunale sono arrivati addirittura a questo, dove il sindaco in risposta a una semplice interrogazione che era stata depositata ormai da qualche mese, quindi non era una cosa nuova che si è ritrovata all'improvviso, il sindaco ha annunciato al Consiglio Comunale di querelare il gruppo consigliare, quindi Userito e Sergio,
per un'interrogazione nella quale noi chiedevamo spiegazioni riguardo a una, e allora chiedevamo spiegazioni riguardo alla partecipazione di un bando fatto dal Comune di Sopriano per l'assegnazione di un servizio di formazione dei dipendenti del Comune, a quale bando ha partecipato anche la società Meccano. La società Meccano dove il sindaco ricopre l'incarico di vicepresidente. Noi abbiamo avuto testimoni presenti il giorno dell'apertura delle buste che ci hanno detto che è successo qualcosa di strano, nel senso che nel momento in cui è stata aperta la busta della società Meccano c'è stato un attimo di panico, perché la firma posta sui documenti non era quella del presidente. Non sappiamo di preciso di chi era, ma la sensazione era quella che la firma fosse quella del sindaco. Noi abbiamo chiesto spiegazioni, quella Meccano non ha vinto il bando è stato vinto da una società che ha fatto il 70% circa di ribasso, e nell'interrogazione noi chiedevamo, uno, appunto se era normale che i documenti fossero firmati in caso, se fossero firmati dal sindaco, due, quanti appalti e quanti servizi la Meccano in questi anni ha ricevuto dal Comune, e tre, se il Comune aveva ricevuto le motivazioni con le quali l'azienda che aveva vinto riusciva a giustificare il 70% di ribasso, quindi come la società intendeva produrre questo servizio nonostante il 70% di ribasso. Oltretutto questa è una regola per cui chi partecipa al bando, per avere la certezza che chi vince possa effettivamente riuscire a svolgere il servizio nonostante il ribasso fatto, quindi io partecipo, perdo e vince un'azienda che fa il 70%, io voglio sapere un'azienda come pensa di poter portare avanti quel servizio. Quindi questa era una cosa che il Comune avrebbe dovuto comunicare quindi alle altre ditte che avevano partecipato al bando. Questo non è mai avvenuto. Noi abbiamo chiesto un'interrogazione se erano state date queste spiegazioni e in caso se erano state convincenti. Naturalmente all'interrogazione io non ho assolutamente firmato e per questo vi querelo. Secondo noi è allucinante che si basi una querela su un atto portato all'interno di un'istituzione. A questo punto non ci si può muovere più, e questo è chiaramente il tentativo di intimidazione che noi intravediamo, perché a questo punto qualsiasi interrogazione venga fatta per capire e per chiedere spiegazioni del comportamento di qualsiasi componente della giunta comunale, da oggi in poi c'è un precedente per il quale chiunque può essere soggetto a querela. E come ho detto, essere soggetto a querela anche quando non c'è la fondatezza per poterla neanche attuare, comunque comporta dover sostenere e affrontare delle spese, degli impegni, trovare un avvocato che ti segue. Io personalmente, per la mia parere, sono andato 3-4 volte da Ancona, anche perché poi sono stati problemi qui l'incontro con il giudice è stato udienza, se ne è andato un paio di volte. Il fastidio di vedersi sui giornali in cui si scrive che si è sotto querela, nonostante che uno avrà la coscienza a posto, quindi sa che andrà a finire in un certo modo, e allora erano sicuri della direzione sin da quel momento, perché non c'era alcun motivo per poter fare una querela. In questo caso siamo tranquillissimi lo stesso, però questo è. Quindi noi oggi intanto vogliamo, dicevo, siamo qui per due motivi: uno, per denunciare questo stato di cui ci troviamo a lavorare, quindi secondo noi di tentativo o poi di intimidazione, loro ci provano, e l'altro è perché a questo punto noi chiediamo uno sforzo ulteriore, vorremmo chiedere uno sforzo ulteriore a tutte le persone che in questi anni ci hanno sostenuto. Il sostegno è arrivato in tanti modi, con la presenza ai nostri incontri, con la presenza alle riunioni, con il sostenere le spese, quindi anche incontro per pagare l'affitto della stanza, per organizzare gli eventi, con la presenza quando organizziamo i banchetti. E lo sforzo ulteriore che chiediamo è questo: se i cittadini che ci seguono ritengono che l'azione che è stata fatta in questi anni sia tale per cui vale la pena di continuare, noi chiediamo uno sforzo ulteriore, che è quello di contribuire a questo punto anche economicamente, se per quanto possibile, all'attività del gruppo. Per questo noi abbiamo messo a disposizione un conto PayPal, cioè l'indirizzo in fondo al comunicato, donazioni@vogliamocinquestelle.it,
in cui chi vuole potrà versare quello che ritiene giusto. Noi faremo tutto nella massima trasparenza, quindi volta per volta pubblicheremo i versamenti che vengono fatti sia sul nostro sito internet che sulla nostra pagina Facebook. Principalmente questi fondi verranno utilizzati per sostenere, se necessario, le spese legali. Tutto quello che sarà in più, se sarà una quota significativa, organizzeremo fra qualche mese un incontro pubblico durante il quale chiederemo ai cittadini stessi di decidere come investire questo denaro. Quindi se sarà possibile fare un progetto, se sarà possibile sostenere qualche iniziativa comune. Penso con questo di aver detto tutto. Sulla motivazione dell'applicazione si legge chiaramente che nelle parole utilizzate non c'era possibilità di riconoscere un'offesa di alcun tipo. Tutto quanto è stato ricondotto a una dialettica nell'ambito di uno scontro politico che non era neanche quello che noi intendevamo fare, però questo è stato riconosciuto. E oltretutto è importante notare dove il PM stesso ha utilizzato un eretto nel testo, in cui sottolinea il fatto che nelle dichiarazioni fatte sul messaggio Facebook effettivamente si riscontra un numero di veridicità, quindi quello che era stato detto era riscontrabile. Abbiamo portato anche dei documenti che certificavano quello che era stato affermato. E, ripeto, nessuno mette in dubbio la legalità con la quale si agisce, ma c'è un principio, quello dell'opportunità, che secondo noi in alcuni casi dovrebbe essere preso in maggiore considerazione. E purtroppo qui si è abituati a fare le cose in un determinato modo, e nel momento in cui qualcuno lo fa notare scatta questo nervosismo che porta poi a queste azioni secondo noi infondate. Non so se loro, se stanno riuscendo, vogliono aggiungere qualcosa, voi avete delle domande. Io posso fare un'integrazione molto veloce. Chiaro che dopo quello che ha detto Gabriele è esaustivo, ma più che sufficiente. Quello che da consigliere comunale, penso che anche Sergio possa condividere questo, è che è chiaro che non ci facciamo dividere, nel senso che se questa è la logica, noi non ci facciamo dividere, noi continueremo a fare quello che a Fabriano non c'è mai stato, sui banchi di consiglio comunale, che è un'opposizione vera, che a differenza di altri legge le carte, individua problemi e segnala problemi. Questo è il nostro lavoro e fino all'ultimo giorno di questo mandato noi svolgeremo questo ruolo. E quindi personalmente non ci facciamo dividere, andremo avanti. Come aveva già anticipato Gabriele, abbiamo fatto delle azioni, dei sposti importanti, che fra l'altro anche qui l'atteggiamento della Giunta è sempre stato, anche su fatti che riguardavano giunte precedenti, quello di, come dicevo in campagna elettorale, di continuare il buon governo della città. E continuando il buon governo della città si sono resi in qualche modo, hanno reso continuativo quello che è stato la gestione di questa città. Noi in alcune segnalazioni, in alcune diffide che abbiamo fatto, che logicamente non rimangono agli atti pubblici, sono state protocollate in comune, abbiamo segnalato alcune cose, abbiamo diffidato il comune di andare avanti con certi tipi di rapporti. Però evidentemente anche questa giunta pensa che le cose vadano bene come stanno andando. Noi, ripeto, non ci facciamo intimidire. Confermo, come diceva Gabriele, che è allucinante che un consigliere comunale che svolge il suo ruolo venga prelevato dal sindaco per una semplice interrogazione. Però evidentemente questo è la cartina di tornasole, che l'azione che stiamo facendo per l'opposizione
in consiglio comunale dà fastidio e dà fastidio a molti. I temi che abbiamo toccato sono temi molto rilevanti e che riguardano anche la sfera dei nostri conti pubblici. Voglio ricordare che anche quest'anno, come tutti gli anni, c'è la solita litania sul bilancio che non si chiude, sulla difficoltà di chiudere il bilancio e tutte queste cose. Noi abbiamo segnalato un voto dove si possono andare a reperire questi soldi. E, evidentemente però, come dicevo prima, c'è una continuità della gestione anche della giunta precedente, però il nostro ruolo è questo, il mio ruolo è noi abbiamo ricevuto un mandato cittadino per controllare anche che quello che succede all'interno del nostro ente sia diciamo tutto regolare e della legge. E quindi questo mandato continuerà fino alla fine diciamo, del 2017. Ripeto, non ci facciamo dominare e andiamo avanti perché sappiamo che la nostra azione è un'azione che riguarda solo la tutela della comunità fabbanese. Aggiungo anche io allora questa ultima cosa. Lo devo dire anche io, non ci facciamo dividere, ma no, tengo a sottolineare una cosa, che spesso come dire io invito i cittadini invece a seguire, perché quando si parla di politica viene fatta diventare una cosa sporca, è sotto gli occhi di tutti. Invece quando parliamo di politica parliamo della vita di ognuno di noi, dei cittadini in generale. Bisogna che nessuno, non ci facciamo intimidire proprio per dare un segnale anche ai cittadini che non si devono fare intimidire, perché fare una lotta contro, per esempio, un inquinamento del petrolio che viene, contro una mise che viene spacciata per bonifica, contro atteggiamenti che vanno a intaccare conti pubblici, quindi i nostri soldi, contro delle cose quadranti che potevano essere, abbiamo denunciato 2 o 3 anni fa, ci prendevano per pazzi, la delocalizzazione delle aziende fabbricanti, così non si offende nessuno. Io denunciavo questa cosa perché dicendo che nascondevano sotto la forma di internazionalizzazione una vera e propria delocalizzazione fatta con i soldi pubblici, e venne tacciato di essere un incompetente, di essere un visionario, un pazzo, quant'altro. Invece non era da una persona coinvolta evidentemente da queste vicende. E queste cose qua alla fine si sono realizzate. Quindi noi portiamo avanti queste battaglie comunque. Il nostro atteggiamento è completamente diverso. Davanti ad un atteggiamento assolutamente maleducato e arrogante dell'assessore Balducci, che mi ha fatto cenno, che ha detto in consiglio comunale, che ha preso le telecamere con il sindaco che ha sbarrato gli occhi, rivolto a me mi ha detto ti faccio un culo così, dove c'era la minaccia, c'era una querela limpida proprio così, non abbiamo fatto nulla. Uno, perché non ci mettiamo a livello di queste persone, perché non si può mettere a livello di una persona che si pronuncia in questo modo in consiglio comunale. Due, perché riteniamo che le battaglie da portare avanti siano altre, non siano queste. Quindi, davanti all'interrogazione, secondo me bisognerebbe rispondere basta, tra parentesi la ripresa anche lei questo, no? Perché il sindaco si è affrettato a dirci della guerra assurda, poi bellissima guerra sarà mezzo stampa, guerra mezzo consiglio comunale, mezzo interrogazione, non si sa. E la presenteremo perché non ha risposto le cose molto più importanti che volevamo fossero risposte, perché bisognerà capire come mai si accettano questi ripassi del 70% senza nessuna motivazione. E che dovrebbero arrivare una relazione, se non sbaglio, anche da altre aziende che hanno partecipato. Poi dopo magari spesso e volentieri il modo sociale è che si accettano delle variazioni durante di fatto la realizzazione del bando a tutti gli effetti. Quindi quello che volevamo sapere era semplicemente avere delle risposte che si potevano dare in modo tutto tranquillo.
anche dicendo semplicemente guardate che questa cosa della firma non è così, quindi no, non vi rispondo perché vi siete sbagliati, poi dopo mi avete telefonato, mi avete scritto su tutte le parti che si sono sbagliate a scrivere questa cosa e magari andava avanti lo stesso, l'importante è che si poteva fare la domanda. Il nostro atteggiamento è diverso. Il nostro atteggiamento è se qualcuno ci vuole fare un culo così, oppure se ci vogliono rispondere in modo per traverso o quant'altro, abbiamo subito delle cose allucinanti, no? Cioè attacchi ogni tipo, siamo stati sentiti dare dei professorini, poi dopo tutte le cose che bene o male abbiamo tirato fuori perché non facciamo mozioni su buche o pali, ma facciamo altro tipo di interrogazioni e altro tipo di proposte sulla viabilità che incidono sulla vita di ogni cittadino serie, solo non c'è abitudine in questa stanza, non c'è abitudine di sentire certi tipi di proposte studiate in un certo modo, le facciamo, però l'ignorano, va bene così. Rimane comunque anche una delle proposte che abbiamo fatto, rimane il fatto che i cittadini si stanno svegliando e come se si stanno svegliando. Quindi, di conseguenza, anche tutto, noi abbiamo andato a parlare con il sindaco e abbiamo detto dovrebbe essere contento, perché avere delle persone che studiano le carte, vedere gli usurito che spesso volentieri dà consigli e sottolinea magari delle cose che dovrebbero essere fatte in un certo modo. A volte non presentiamo nemmeno l'alternanza, nemmeno degli uffici, per cercare di arrivare al risultato in un modo più concreto, perché non ci serve la stessa organizzazione di un consiglio comunale, di un articolo di giornale per fare il bene del cittadino. Ci serve arrivare al risultato. Allora, fatto questa cosa qua, quando vedi che l'atteggiamento è questo, evidentemente c'è qualcosa che non va bene. Un sindaco dovrebbe essere contento. Avete delle persone che gli propongono e fanno delle cose. Molte cose che abbiamo proposto, che avevamo nel nostro programma, le hanno fatte nostre, le hanno fatte loro, scusate, e noi siamo contenti, perché non è questione di mettere una bandierina con le stendine, una bandierina con i colori. Sto per dire un'altra cosa, ma attenzione, perché altrimenti... Quindi, noi andiamo avanti così, e non ci sentiamo più di nulla, di conseguenza andiamo avanti e vediamo come va a finire anche questa vicenda e l'affronteremo semplicemente con serenità davanti al giudice o chi con i nostri testimoni, con tutto quello che dobbiamo fare, soprattutto a fianco a sapendo i cittadini. A noi interessa questo fondamentalmente. Aggiungo solo due cosette. Quello che chiede a noi è un po' anche una dimostrazione di vicinanza, quindi logicamente noi saremo presenti a partire da questo fine settimana anche in piazza, dove cominceremo con i banchetti, anche perché dobbiamo raccogliere le firme per la presentazione delle liste per le elezioni regionali, quindi anche in quel momento sarà possibile per chi può avvicinarsi darci un sostegno sia morale che concreto. Noi naturalmente siamo un po' orgogliosi anche di quello che sta succedendo, perché evidentemente certifica il fatto che si sta lavorando bene e ci rende ancora più orgogliosi nel momento in cui parlando invece di quello che facciamo noi le persone si stupiscono. Io non so se, anche per evitare che magari sull'eventuale articolo non posso dire cose sbagliate, io in questo momento non sto recuperando più nessuno in carico, non sto più lavorando a fianco di Patrizia Tessoni. Nel momento in cui ho dovuto iniziare la campagna elettorale, quindi da fine marzo mi sono dimesso, quindi ho lasciato il lavoro, perché non siamo abituati a fare un film? Io in questi due mesi ho questo impegno che mi porta a fare campagna elettorale e a girare il territorio e lo voglio fare nella maniera più limpida possibile, quindi non voglio dare ad altre persone di poter dire che mi sto candidando per un ruolo nel momento in cui ricopro un lavoro particolare, perché poi la differenza è molto sottile tra lavoro in questo caso e incarico coperto. Quindi il nostro modo di fare è proprio questo, alcuni si stupiscono, ma io penso che sia invece la cosa più normale del mondo, perché come dicevo prima impegnarsi in politica è una scelta, non è nessuno obbliga e sappiamo benissimo come nel 5 Stelle ad esempio a quest'idea del limite del doppio mandato, del secondo mandato, del fatto che una volta eventualmente le persone
sentendo. La politica è un servizio che proprio può essere fatto anche al di fuori delle istituzioni. Il 5 Stelle è formato da un gruppo che si riunisce, che lavora e che non appare, ma che non significa che non esiste più e che non agisca sul territorio. Quindi il modo di fare politica per impegnarsi per la comunità esiste al di fuori degli incarichi istituzionali. Quindi se uno si decide di impegnarsi in politica ricoprendo un incarico istituzionale, deve essere in grado di rinunciare ad altre determinate cose, perché bisogna essere al di sopra di qualsiasi tipo di sospetto possa nascere da una sola posizione di ruoli e di incarichi. Quindi vi sottolineo questo aspetto qua. Per il resto niente, quindi ci invito i cittadini a venire al banchetto che faremo sabato 18 aprile e da lì ogni fine settimana siamo presenti in piazza. Grazie. Grazie a voi, grazie mille.